Dovrebbe essere un mukbang no talking, cioè dove non parlo, però vabbè. Facciamo che è un po' soft spoken, un po' whispering, un po' zitta e mangio, eccetera, eccetera. Perché cioè, mi sembra strano mangiare e non presentarti che cosa andrò a mangiare oppure non dire nulla. E anche perché so che i miei mukbang ti piacciono parlati, però vabbè. Non è una sfida al piccante, ho voluto solo provare questi noodles, adesso li mostro. C'era stato un antifurto che è partito, vabbè. E comunque questi, perché non so se lo sai, ma i miei noodles preferiti sono questi, li scrivo perché non so pronunciare, e non li trovo più da nessuna parte. Ho chiesto in vari negozietti e online e mi hanno detto: ah, ma non preoccuparti, questi sono come quelli. Certo, sì, ma non avevo calcolato che questa marca qui è quella dei tipo gli Extreme Spicy Noodles. E li fa, ormai li avevo ordinati, gli ho detto: ma scusami, ma sono piccanti? Fa: sì, ma sono i preferiti in Corea, sono quelli preferiti. Vabbè, ho detto proviamoli. Ne ho già mangiato una confezione e stavo morendo. Adesso non ho messo tutto. La parte quella di crema, diciamo piccante, perché c'è una bustina rossa con una cremina dentro che è super piccante. Ne ho messa tipo metà, ma ho paura che sia comunque uguale. Quindi, però sono buonissimi, davvero sono buonissimi. Non sono all'altezza di quelli miei preferiti, perché quelli miei preferiti non sono piccanti, quindi ti puoi gustare tutto, cioè tutto buonissimi, sono tipo agrodolci, strabuoni. E invece questi, essendo super piccanti, sì, sono buoni, ma non te li gusti perché muori. Poche parole. E quindi adesso ne ho messo metà, sperando che sia meno piccante, ma ho il dubbio che non sia così. Altrimenti userò soltanto la pasta e senza il condimento, perché comunque questa pasta qui è buonissima, sono dei noodles però più grandi. Non so se si vede, penso di sì comunque. Poi ho affiancato delle fantastiche olive, questa volta ho trovato le olive greche verdi, sono buone uguali, cioè non so scegliere tra quelle nere e quelle verdi, perché mi piacciono tantissimo anche quelle. Cioè, mi piacciono tantissimo entrambe. E poi ho messo dei crauti, così, senza condimento, per fare un po' di crunchy sound e anche per smorzare un po' il piccante. Sempre per smorzare un po' il piccante, perché so, mi conosco, ho anche del pane. Una cioppetta di pane, come si dice in dialetto. Una cioppa di pane. E insomma, cioppetta è metà italiano, metà dialetto. Perché io mischio sempre. Ah, ho sempre il mio solito bicchiere molto poco primaverile, molto tanto natalizio, con l'acqua e l'acqueva mineralizzata. Adesso so tutto sull'acqua, accidenti. Vabbè. Niente, andiamo al assaggio, tra virgolette, perché li ho già mangiati, però avevo messo tutta la bustina, invece qui ne ho messa metà, però ho paura. Ma com'è possibile che sono super piccanti lo stesso? Ho messo metà. Allora, con mezza bustina sono meno saporiti, ma piccanti uguali, ma allora tanto valeva. Vabbè, faremo finta che non sia così. Cavolo, potevo metterci, ci sarebbe stato benissimo un po' di sesamo. Ce l'avevo, non l'ho messo.
dai, come sta bustina sono più mangiabili. Sarebbero i black beans noodles, però versione preferita da quello che mi è stato detto. Preferita dai coreani che amano, si vede, le cose estremamente piccanti. Va bene, ci sta. No, anch'io, se fossi abituata a mangiarlo, se non avessi gastriti e cose varie, non avessi la fobia che mi arriva, magari li mangerei. Penso sia una questione di abitudine. È che non sono abituata. Però appunto, metà è metà gusto, metà piccante, però perde un po' di sapore. E non sono, mi dispiace, ma non sono all'altezza del di quelli che io reputo i miei preferiti. Spero di ritrovarli un giorno. Se sapete dove acquistarli, fatemelo sapere. Purtroppo, ora che ho settato la videocamera e tutto, sono ancora tiepidi, ma si sono un po' imballoccati, come non so come si dice in italiano, un po' agglomerati tra loro. Sì, dai, decisamente più mangiabili così. L'altra volta stavo morendo. In realtà l'altra volta ho anche sbagliato una cosa, perché dietro ci sono le indicazioni su come cucinarli. C'era scritto che bisognava tenere un pochino di acqua, e ne ho tenuta troppa, era venuto un po' brodoso. Quindi c'era sto brodo mega piccante, ma no, comunque, anche senza brodo sarebbero state una cosa assurda da mangiare per me. Poi ho visto gente che se li mangia tranquillamente, buon per loro. Inizio già a gocciolare il naso. Wow, che tecnica è questa dell'arrotolamento di lato, cos'è? Ho perso la mia dote. Sì, la forza di gravità mi aiuterà a staccarli. Se un orientale dovesse vedere questo video, penso si metterebbe le mani tra i capelli. Se vedete ogni tanto il mio naso rosso è perché me lo sono soffiata. I miei preferiti, dentro la salsa hanno anche i pezzi proprio di carne, di fagiolo, di quello che è. Invece qui era liofilizzato, li ho dovuti inserire nell'acqua bollente per fare tipo il brodo, per cucinare i noodles. E a parte c'era la salsina mega piccante. Oh.
Smorza un po' il crauto. Dai, anche la parte liofilizzata non è male. Ci sono delle carotine, vedo. Dei fagioli, un po' di carne. Però buoni, ma non possono sostituire. Piangendo. Non possono sostituire i miei preferiti, mi dispiace, restano quelli. No, non mi dispiace. Dico, mi dispiace perché Angelo, che è il venditore del negozio cinese dal quale ho comprato questi noodles, sia un cinese che si chiama Angelo, adoro. Sicuramente è il nome reale in cinese, non è Angelo, ma è la traduzione, non lo so. Comunque. Ma comunque, per quello dico, mi dispiace, ma i miei preferiti battono 100 a 1 questi, perché sono tutta un'altra cosa. Devo soffiarmi il naso. Se vedete appunto che il mio naso diventa subito rosso, non è che io mi strofino per soffiarmi il naso, mi scortico il naso per soffiarmelo, è che la mia pelle è un sacco sensibile. Se tu è bianca, se tu tipo mi fai così con l'unghia, mi resta subito il segno. Non è che mi fa male. Anche quando colpisco qualcosa accidentalmente e io magari lì per lì sento il male, ma 2 secondi dopo mi passa, solo che poi mi ritrovo degli ematomi così, cioè, quindi tranquilla, creatura, va tutto bene, cioè è normale per me, soffro di ipersensibilità. Ma per me è la normalità. Sembro un po' psycho quando mangio le olive, mi sono accorta adesso. Tipo follettina quando gioco con lo slime, una cosa così, insomma. ASMR. Questi pezzi non riuscivo con le bacchette. Quanto è bello mangiare con le mani. Secondo me è molto più maleducato mangiare con la bocca aperta piuttosto che mangiare con le mani. Fammi sapere cosa ne pensi. Io sto cercando di parlare, però tenere la bocca chiusa per non mostrare. Non si parla con la bocca piena, però se io non faccio vedere il cibo.
buonissime, anche questo è verde, però forse, forse quelle nere sono più buone. Prima non avevo questa felpa addosso, avevo solo una maglia nera, ma poi mi sono accorta che con lo sfondo nero sembravo tipo una testa, tipo il capo di Art Attack, Mukbang con il capo, una testa volante. Allora mi sono messa questa felpa, solo che adesso tu penserai che non mi cambio mai, è che è l'unica felpa colorata che ho, quindi questo cosa mi fa capire? Che mi devo comprare delle felpe colorate per fare i video con lo sfondo nero, perché sennò sono una testa fluttuante, d'accordo? Quindi mi impegnerò per cercare delle felpe. Sì, io avrei ancora fame, ma questi crauti qua non mi fanno tanta voglia. Ah, bella fresca. Devi sapere che camera mia è a nord, quindi praticamente c'è sempre freddo in camera mia. Tu metti le bibite, metti l'acqua, metti qualsiasi cosa ed è fredda da frigo, 4 gradi. 4 gradi in camera mia. E poi mi lamento, cioè non mi lamento, mi stupisco che ho sempre. Secondo me, colpa dei fantasmi, i fantasmi tengono la temperatura bassa, giusto? Dei luoghi. Quindi secondo me camera mia è infestata perché qua, non ci possono essere 4 gradi in primavera. Siamo quasi in primavera, su via. 4 gradi, avere l'acqua fresca come in frigo. E nelle tutte le altre stanze si sta bene. Camera mia è fredda. Sinceramente perché ho ricevuto poche
Ciao.